Yo soy la nana Violetti, hoy vamos a hacer la media luna que son facturas argentinas, ni italianas, nada, eso bueno, a mí me gusta, hoy está linda, me casi fría, claro, de invierno porque de verano hace calor, no, pero de invierno sí, lo digo que hace frío, lo digo que llueve, esperemos que hace un poco de nieve. Claro, vedi quanto è nana. La ricetta è larga, un pochino larga, però dispacito, io dico che io stai a notare tutta la scrittura. Andiamo a iniziare con la levatura. Questo è 25 grammi di levatura. Lo prepariamo con l'acqua tiria, con una cucchiaia di zucchero. Lo vamo a ponere. Tutte le costate e poi passiamo al rotto. Ora allora, vado a prendere 200 grammi di manteca, acqua. A 120 di zucchero con la manteca. Ora le vamo a aplastare la manteca con zucchero e le vamo a unire tutte. La temperatura ambiente per la manteca. Ora vado a mettere un pochettino di sale e senza di vaniglia vado a mettere. Ora a mescolare. Sente di lecce. E ora le vamo a calentare che sia un pochettino tibia. Impieghiamo la lecce ora. Già sta calentita. E vamo a ponere un uovo. Ma necessitiamo 600 grammi di harina. Acca teniamo la levatura. Le vamo aggregare acca. E si chiama aggregante la harina. Toda. Quando sta messo meno così, ora poi lo va a cavare la mezza, visto che non sta preparata l'arena, però massale, perché se la media luna è che massale. E ma arena tuttavia, perché con la mano è che massale. Qui sta la massa, però ora le dediamo 10 minuti per scansare il lieve. Speriamo, ora vamo a staccare con la mano, l'aria con la mano, così. Cortiamo la metà, così è macchiata. Vamo a stirare la massa per la finita. Ora lo che sembra imbaricare il molde per iniziare a cortare. Ora accortiamo alla metà. Ora la massa è a triangolo. Accortate, viste? La media luna. Sì, sta accortata. Però il tamagno, viste? E così, ma so meno uno come chi è. Se lo crema grande, la sembra grande. E se lo crema cicchitti, però, ma cicchitti no, ma grandi sì, no. Non importa la media luna, viste? Allora viene lo più difficile. Allora, masterà la punta per lo costato. E poi magari nel medio per abbacco la punta.
acá tenemos ya una bandeja de media luna. Ahora però falta a pincellarla, poi. Aquesta. Battiamo una cena e lo pincelliamo arriva. Le decame poi descansare 10 minuti e poi all'orno. Acá está, ahora le ponemos arriba la cocina, que ya está prendida, que levanten un poquito y después al horno. Acá está, ahora le vamos a poner al horno. Hasta, viste, la media luna que lo la viste, viste, que tiene los colores de la media luna. Mira qué linda. Sacar una. Vamos a hacer la mirilla para poner arriba a la media luna cuando lo sacaba. Questa è media tazza di acqua e media tazza di azúcar. Hasta que hierva per hacerla. Quando lo sacamos, tiene que hacer con un color amarillita para poner. Ora lo pincella, ora pincelliamo, arriva la media luna. Acá sta la media luna, già terminata. Yeah, che linda, gordita e divina, mira, ma linda che questa che si compra alla panaderia. Spero che le guste questa ricetta e speriamo che ora viene l'inverno, tutto un alcuno di giove cose che potete fare tutta. Però grazie, grazie linda. Ojalá che tenete sorte e usted también che ti sale bene a tutta. Muchas gracias. Buonanotte. Ciao a tutti! Guarda che spongosa! Quando te lo assi, mostramelo a me Damiena, a come ti sale. Ti viene? Entra a questa casarola. 100 grammi. 200. 200 grammi di levatura. Di mandega, perdonami.